Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video, benvenuti in un nuovo episodio, nel penultimo episodio delle traduzioni grottesche. E grottesco ritengo che sia l'aggettivo più corretto per descrivere la fazione di oggi, vale a dire i nani, che mi hanno stupito, nel senso che mi aspettavo tanta più roba e in effetti poi è arrivata, ma in modi un po' particolari. Bene, direi di non perdere tempo e andiamo. Nani, nani. Allora, il primo che mi è venuto in mente è Goffred, nel senso, non c'è niente che non va nelle sue destrezze. Ottonato ci può stare, visto questo secchio che ha in testa, ma è Goffred che mi inquieta. Mi ricorda un po' quelle traduzioni forzate, cioè dove io penso di sapere l'inglese e traduco una parola così. Per esempio, no? Il mio fruttivendolo tiene dei barattoli di miele, vende dei barattoli di miele autoprodotto, credo comunque, della zona, evidentemente prodotto da persone che non sanno l'inglese, perché per dare un nome un po' più internazionale al proprio prodotto hanno deciso di chiamarlo Balsamic Miel. Bene, ecco, Goffred secondo me è una cosa molto molto simile. Non posso dire niente ai nostri traduttori perché anche in inglese, cioè, o meglio, anche quelli della Plarium che sono israeliani hanno fatto questo. E vabbè, Goffredo forse era un po' più carino. E per i leggendari è tutto, vi stupirà, ma nonostante sia la sagra del grottesco dal punto di vista del design, i nomi, quantomeno, le destrezze sono a posto. Ma che dire degli epici? Allora abbiamo subito il nostro geomante, dallo sguardo attraente, e ha questa passiva qui che è guardia macigno. Allora in inglese è stone guard, e ci sta, è proprio una traduzione letterale, e sebbene abbia poco a che fare con la sua passiva, che in realtà è una skill che riflette i danni e non è esattamente una caratteristica delle pietre, quella di riflettere le cose. Ma vabbè, insomma, guardia macigno è fin troppo letterale. Poteva essere guardia rocciosa, magari? Non lo so. Comunque, mi sembra un po' tirata per il collo. E poi abbiamo Dazdurk, il cui nome è un non scioglilingua assurdo. E la sua A1 si chiama Simbolo del Sifone. Quindi, costui è il capogilda degli idraulici, dove lavorano, per esempio, anche mangiauomini, vi ricordate? Ecco, è tutta questa gente qui. Del resto, qualcuno che amministra il lavoro, un ordine professionale è necessario, e perché non darlo al buon Dazdurk? E poi ci spostiamo immediatamente ai rari, e qui ce ne sono un paio. Allora, intanto Avir, che ha questa formula chimica vagamente riportata sul capo, e la cui A3 si chiama pozioni riesumanti. Leggiamola assieme, ok? Riempie del 15% il contatore di turno di tutti gli alleati e guarisce tutti gli alleati per il 15% dei massimi HP di questo campione. Quindi pompa contatore e cura. Fantastico! Perché si chiama pozioni riesumanti? È morto qualcuno che lo devi tirare fuori da una bara e riesumarlo? Non mi pare, cioè questa skill non rianima. Peccato perché un racer in più oltre a Melga e a Mauli poteva anche essere utile in questa fazione. E invece no, vabbè, lui riesuma la gente curandola. E poi abbiamo il nostro amico Perforatore. Fa parte di quella categoria di nani dotata di secchio. Ce ne sono molti che amano indossare secchi in testa, questo è particolarmente iconico. Comunque la sua A1 è un altro nonsenso. Si chiama Stermina Carogne. Ma una carogna è il corpo di un animale morto. Quindi è già morto. Come fai a sterminare qualcosa che è già morto? Evidentemente soltanto i nani sanno come fare. E infine, abbiamo un altro professionista tra gli inusuali. Parliamo di Mastro Cunicolare, il cui nome
si presta a molti doppi sensi, ma la sua A2 indica che quest'uomo forse non ci sente particolarmente bene. Amplifox. Oppure vende apparecchi acustici, o è un audioprotesista, oppure semplicemente non ci sente e ha fatto di recente un acquisto. Ma di sicuro c'è una cosa che sa fare molto bene, essendo un mastro auricolare. Ma vabbè, ho già detto troppo. Ok, allora raga, per questa settimana era davvero tutto. Video molto molto breve, però simpatico. Penso di avervi lanciato qualche piccolo messaggio. E come al solito, poi mi raccomando, voglio la vostra se per caso c'è qualche altra traduzione che vi ha fatto particolarmente ridere. Se vi piacciono in generale i nani come fazione, a cui non possiamo dire niente dal punto di vista dell'efficacia, ma dal punto di vista del design forse sì. Poi mi raccomando, iscrivetevi al canale, accendete la campanella, in questo modo potrò accontentare qualcuno di voi e liberare la mia cantina delle quark glaciali e donarvele, chissà. Magari un giorno il gioco ce lo permetterà. Infine, come dico sempre, siate furiosi, ma rimanete bradipi.